Sono tanti gli appuntamenti storici importanti per la cooperazione in questo periodo, ci sono anche i 170 anni dei pionieri di Rochdale. Possiamo dire che il movimento cooperativo può ritenersi soddisfatto di questa storia? Anche in linea un po' con gli umori di noi genovesi, che non siamo mai pienamente soddisfatti di quello che facciamo e di quello che fanno gli altri, e per questo spesso mugugniamo. Un po' in linea con questo, io credo che ci siano delle cose di cui possiamo essere soddisfatti e delle cose di cui non possiamo invece essere soddisfatti. Il movimento cooperativo è cresciuto molto, si è diffuso in tutto il mondo, si è diffuso seguendo i principi di Rochdale, e per questo credo che possiamo essere soddisfatti. Però in molte situazioni, anche in periodo di sviluppo nel passato, settori cooperativi in alcuni paesi, in molti paesi d'Europa ad esempio, hanno registrato degli insuccessi che ci devono far riflettere, devono essere per noi degli insegnamenti per evitare questa parte della nostra storia che credo non ci possa soddisfare.